Il nostro approccio potremmo chiamarlo dialogico-processuale, per distinguerlo dagli approcci diagnostico-procedurali. Nell'approccio dialogico-processuale, in qualche modo, si sta nell'esperienza, si sta nel campo, si ascolta e si sospende l'époque di Husserl piuttosto che il so di non sapere di Socrate, si mette dietro le quinte la conoscenza e si vive vuoti e svegli nell'esperienza. Però questo dietro le quinte non è un negare tutto quello che sai, è un lasciarlo lì come appunto background dal quale tu operi. Per questo che ha una sua importanza fondamentale. Quello che imparerete anche è che mappe e territorio non sono divisibili, c'è la teoria e la pratica. Siamo tutti abituati a pensare che la teoria e la pratica siano due cose diverse, o che siano vissute in modo separato. Invece teoria e pratica sono sempre insieme. Non è separabile l'esperienza che fai dall'elaborazione dell'esperienza che fai. Non puoi dire ho fatto un'esperienza considerandola isolata dall'elaborazione che tu hai fatto di quell'esperienza. Per cui teoria e pratica sono sempre assieme. Quello che sarà importante è che l'elaborazione che tu fai, quindi la dimensione cognitiva, sia coerente con il territorio. Se la mappa è obsoleta, tu fai un'esperienza e poi la interpreti in un modo scorretto. Cioè, ci sono quelli che valorizzano la teoria e ci sono quelli come reazione a un eccesso teorico e enfatizzano l'esperienza, dicendo no, quello che conta è l'esperienza. Ma l'esperienza è sempre teoria pratica. Per comprenderlo, però, non posso comprenderlo a livello teorico, devo comprenderlo come insight, devo comprenderlo come con tutto me stesso. Chiudiamo gli occhi e ci accorgiamo semplicemente che siamo qua. Questo essere qui è il nostro punto di partenza, è il nostro punto di arrivo. L'accorgermi che sono qui e l'accorgermi di cosa significa essere qui. Questo essere qui è l'essere al mio posto, sempre e comunque, perché io sempre e comunque sono al mio posto. Sono, potremmo dire, alla sorgente. Sono in contatto con quello che chiamiamo il mio sé, la mia essenza più vera. Sempre e comunque, anche se non me ne accorgo, anche se i miei bisogni, i miei pensieri, le mie aspettative, i miei dubbi si mettono tra me e me. In realtà io sono sempre a casa. Quindi il passaggio dallo zero dice, scompari ad ogni contenuto che affiora la tua coscienza, a un rumore esterno, a un pensiero, a un dubbio, a un bisogno, a un desiderio, anche a una qualità, scompari a tutto ciò che affiora la tua coscienza. Scomparire vuol dire non combattere, non cercare di scacciarlo o di comprendere. Lascialo dov'è e accorgiti che sei a casa. È come se tutti i contenuti fossero i contenuti di uno specchio, ma tu sei lo specchio. O come se tutti i contenuti fossero degli ospiti della casa, ma tu sei la padrona di casa. Fare questa esperienza di casa, di sorgente, di specchio, è e sarà. Il viaggio dei viaggi è la condizione fondamentale per vivere il tuo processo di trasformazione e di cura su di te e su chi incontrerai per strada. La differenza che fa la differenza sarà percepire questo senso di casa o no, essere in grado di scomparire i contenuti oppure no. Zero. Accorgiti che non è una pratica, che non è qualcosa che fai, semplicemente ti accorgi e scegli casa. Semplicemente ti accorgi e scegli di bere la sorgente. E queste non sono fantasie new age, anche magari se qualcuno le propone senza sapere cosa dice. Questo significa accorgerti della vera natura del tuo essere, di dove sei e chi sei. Sei qui e sei a casa. Tutto il resto avviene nella consapevolezza che sei a casa. E ciò che ti succede se ti porta via da casa, va lasciato. Sei al servizio dell'accorgerti che sei a casa. Ok, è cosa buona, va seguita. Posso aprire gli occhi perché tutto continuerà a succedere. Non sto facendo una pratica. Mi sto solo accorgendo di qualcosa. E anche adesso che apro gli occhi e mi vedo qui, vedo, no, questo, sono in cerchio per esempio, sono seduto a una tavola quasi rotonda, ovale, in cerchio, a compiere il mio viaggio, no? Ciascuno al suo posto, ciascuno con i suoi dubbi o desideri, aspettative o qualità, però ciascuno a casa sua, dentro di sé. Se noi ci accorgiamo che qualsiasi cosa ci succede, ci sta succedendo a casa, è tutto più facile. Non è un illuderci che non ci siano i problemi, ma
per esempio, ma è vedere che il problema in realtà non è un problema. Intanto è un fatto, e poi è qualcosa che si può dissolvere quanto più io sono in contatto con le risorse. E questo avviene a casa, non avviene fuori da casa, non avviene nella mente, avviene in questa consapevolezza di essere qui.